Gli islandi, con il fisico, non riescono a fare il pallone, da costringere comunque all'errore il Qatar. Basani, prova a liberare il sinistro, ancora Basani ce la fa, spera che viene al punto. Via qua, danza sul pallone, poi gli islandi, per Basani, ragiona adesso l'Italia, gli islandi. Occhio che c'è Iglio che può tentare anche più alla distanza. Iglio si trascina il pallone un po' troppo e anche fortunato a recuperarlo. Vergani la perde, Qatar che allora prova ancora a ripartire. Controlla però malissimo la sfera. Formazione araba che davvero oltre il gol, molto poco. Diabois cerca il fondo. Diabois rientra però sterzando. Diabois per Minardi. Iglio. Campo per lui, per avanzare, ancora Iglio, se non vuole caricare il destro, lo fa adesso, con la miglior realizzazione della sua vita. Iglio ha delle buone qualità, però è molto lento in questa fase, diciamo, della decisione, cosa fare, Ghislandi prova l'area di rigore, giocatore dell'Atalanta, fa tutto da solo, sempre Ghislandi nel mezzo, il buco, bravo, dalla a doppio da parte del giocatore del Qatar, forse gira la marcatura. Diabois, ancora lui decide cosa fare. Diabois, non un'idea perfetta la sua, ma l'Italia la recupera immediatamente la palla. Ragiona adesso la formazione di Rocca. Diabois, Qatar tutto all'inferno degli ultimi 30 metri. Basani sempre a cercare il cross con il sinistro, trova un altro corner. Italia marca in totale dominio della gara. Italia! La Ghislandi mette il pallone in mezzo, troppo morbido di Finardi, fin troppo. Applausi per l'Italia, ma non è proprio che finisce sul fondo e nell'aria il raddoppio, secondo me. Sì, adesso stiamo aumentando l'intensità di corsi e bisogna che non sia poi pensare di giocare una partita già psicologicamente la gestione, partire con un po' di patate, abbiamo ripreso a fare il gol. Qatar che prova a riversarsi in avanti, occhio alla velocità, l'unico vero terminale offensivo da parte del Qatar, l'unica soluzione che c'è davanti è il Toiglio, che non ha perdonato l'atteggiamento del Qatar, che è il giocatore azzurro, queste le manze di Davvero stamattina è un po' cattivo. La viola, pallone che arriva un po' troppo tardi, Finardi,
il campanile con la viola che si inizia per questo sistema, non ce la fa. Guarda che allora prova a ripartire. Sì, questo c'è un po'. Occhio! Occhio! Stai dietro la partita? Sì, sì. Stai dietro la partita? Stai dietro la partita? Dopo la partita? Sì. Ok. Scusa, Okay.
Qui
sia qua, ancora per il video. Troppo guadagna anche un calcio di posizione, Ghiaguà di prima intenzione subito per Vergani, Vergani torna indietro di nuovo da Ghiaguà, Valentino serve Bazzani, Bazzani di nuovo per Ghiaguà, come diciamo prima, parte gli azzurri, Qatar che diventa i 15 in questo momento, Ghiaguà, Ghiaguà cerca lo strappo, Ghiaguà allora, di nuovo per Bazzani, Bazzani prova a puntare il suo diretto avversario, già raddoppiato però Bazzani, Cortinovi si gira benissimo, Cortinovi con il pallone, poi il Qatar che è costretto a lanciare questo pallone in avanti, oggi però questa volta viene però anticipato, però è lui l'unico giocatore a tenere l'occhio del Qatar, importante non farlo partire, Ghiaguà, Ghislandi, ancora lui, sempre Ghislandi, va via benissimo, entra in rigore Ghislandi, sporcano il pallone, rimessa laterale, guarda, per zona offensiva all'Italia, sembra chiara quella che è la storia della partita, l'Italia attacca, il Qatar risponde con un unico giocatore. L'Italia può pagare anche un po' di stanchezza, con il centrocampo, Uruguay, Finlandia, quasi tutte le due partite. Cortinovis, che numero da parte sua, Cortinovis, che occasione per l'Italia, ancora corner per l'Italia, l'impressione che Cortinovis sia un giocatore però tecnicamente assolutamente a bene, molto bravo, la punta di peccato perché si prende questo pallone e non si potrebbe tra l'altro partecipare, però Bazzani stoppa sul nascere la volontà di Khaled di scatenare il contropiede, stiamo quasi per arrivare alla fine di questo primo tempo, vi ricordo come al solito le funzioni durano 35 minuti, questo è un errore che è da parte di Faragi, che ha perso il contatto tra il pallone e le mani, Ghiaguà. Ora Ghiaguà, Finardo, anticipato però dal ritorno di Mosito Baretti. Allora prova a ripartire in contropiede, occhio a Mosì che è scattato. Finardo che prova dalla parte. No! È buttato, arbitro! Hai ragione! C'è Khadira, il capitano, incaricato a mettere questo pallone nel mezzo, c'è Nuvali, che va da lontano, Nuvali che non sa cosa fare, indicando i movimenti da fare. Però il pallone di Khaled, molto morbido, si sposta qualche dal letto. Cortinovis alza un campanile sul quale Vergani punta la rigore, ancora Vergani c'era sul sinistro, Vergani va via, sempre Vergani, ah, che alla fine riesce a recuperare la sfera, dai Seba, il calciatore italiano che prima è finito a terra, Cortinovis guadagna di nuovo il fondo, guadagna anche un corner, credo l'ultimo di questo primo tempo, è stato finale a finire a terra, si è rialzato però per fortuna nessun problema per lui, l'Italia che può sfruttare questa ultimissima azione per cercare di chiudere questo primo tempo quantomeno sul risultato di parità, non è ancora molto valido sul
secondo Parche, così così come essere questa comunque a disposizione dell'Italia. Chi guadagna ancora un corner, non c'è tempo però per batterlo. Catare che chiude in vantaggio questa prima frazione. Due gol di Mechito Marì, nel mezzo c'è stato il pareggio di Mercari.